Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Vi siete mai chiesti il come mai andiamo a stappare una bottiglia di spumante? Il perché il tappo salta? Il perché si sente un suono tipo botto? Ecco, se volete avere delle risposte a queste domande, proseguite nella visione di questo video. Tutto il processo che porta al momento finale, quindi il vero e proprio stappo, inizia dalla fermentazione. Quindi entro la bottiglia abbiamo una sinergia tra zuccheri, lieviti, zuccheri che naturalmente si trovano nell'uva, lieviti che possono essere aggiunti in forma variabile. Il processo di fermentazione in linea di massima che avviene entro il liquido, la parte liquida, porta alla produzione di due gas, CO2, anidride carbonica ed etanolo. All'inizio del tutto, tra la superficie libera di liquido e il tappo, vi è ossigeno essenzialmente o comunque aria. Man mano che il processo si innesta, ci vogliono anche dei mesi, vi è una certa quantità appunto di anidride carbonica e di etanolo che si forma entro il vino o lo spumante, che sia in particolare spumante o champagne, ecco in questo caso. Con il tempo questi gas passano dall'essere sospesi entro il liquido a vanno a ritrovarsi nella zona tra superficie libera e tappo. In questo modo aumenta la quantità di gas presente tra la superficie libera e il tappo stesso. Questo porta a che cosa? Porta a un aumento della pressione di questi gas che si trovano appunto in questa area. Il fatto poi che vi possano essere velocità differenti con la quale il tappo salti, velocità differenti, distanze maggiori che questo tappo può raggiungere, è stato dimostrato da studi che dipendono essenzialmente dalla temperatura a cui si trova il gas entro la bottiglia. Possiamo ragionare su temperature di 4, 8, 12 gradi. In linea di massima, più la temperatura è elevata, più il gas produce una spinta, una pressione, dopo la vedremo nel dettaglio, che porta il tappo a stapparsi, a uscire, a scappare dalla bottiglia con una velocità più elevata, con una velocità più elevata. Maggiore infatti è la quantità di anidride carbonica che si trova tra la superficie libera e il tappo stesso, minore è quella che risulterà disciolta entro lo spumante vero e proprio o lo champagne che sia, quindi comunque rimane gassato per capirci. Quello che avviene quindi è che abbiamo questa quantità di anidride carbonica sia disciolta nel liquido che presente nella zona prima appunto del tappo. Le pressioni che vengono raggiunte, se, a seguito appunto del processo di fermentazione nei vari mesi sono piuttosto elevate. Possiamo trovare valori che vanno da 3, 3 bar e mezzo fino a 6 o addirittura 7 bar. Sono pressioni fino quindi che hanno valori fino a 6-7 volte la pressione atmosferica standard. Per questo la bottiglia in se stessa risulta essere realizzata in modo che possa resistere a queste elevate pressioni, quindi vetro resistente, un determinato spessore, una determinata forma, e spesso sul tappo vediamo anche quella che è una gabbietta che è in grado di esercitare una pressione, in particolare sulla sommità, che è stimata essere circa 150 kg per centimetro quadrato. Quindi un valore piuttosto elevato, un valore assolutamente piuttosto elevato. Ma cosa avviene andando un attimo più nel dettaglio? Come dicevo, il momento dello stappo, il momento clou,
ci porta a quella che è una trasformazione termodinamica che può essere considerata adiabatica. Il tempo è così ridotto, in questo intervallo di tempo così ridotto non avvengono sostanzialmente cambi di calore, scambi di calore con l'ambiente esterno, ma semplicemente vi è una variazione nell'energia interna del gas e quindi un lavoro che viene compiuto dal gas. La differenza di pressione tra interno ed esterno, all'interno è molto maggiore, porta il gas a compiere un lavoro di segno positivo. Questo lavoro va a produrre proprio lo stappo, quindi il salto vero e proprio del tappo. Invece, di conseguenza, la variazione di energia interna risulta essere negativa, quindi una variazione di energia interna negativa, una perdita di energia interna. Giusto, mi stavo dimenticando, oltre ad avere il tappo che rapidamente risulta sparato al di fuori del collo della bottiglia, vi è anche lo stappo con il suo inconfondibile suono. Questo perché avviene? Vi dicevo che la variazione di energia interna va a diminuire. Questa variazione di energia interna, quindi l'energia di per sé, non scompare, non sparisce, ma viene impiegata e convertita in altre due forme. Una è il lavoro, quindi il lavoro di espansione del gas che spinge il vero e proprio tappo, circa un 5% dell'energia che viene liberata nel processo. Il restante 95% è stato stimato essere responsabile della produzione dell'onda sonora, quindi la quantità di gas in rapida espansione, forte espansione, produce l'inconfondibile stappo, suono dello stappo, come onda sonora. La variazione di energia interna negativa è anche responsabile di una diminuzione della temperatura che riguarda la quantità di gas che qui vedete che fuoriesce, spinge il tappo e produce l'onda sonora. Questa variazione di temperatura può portare parte dell'anidride carbonica che si libera nel processo a subire il processo del brinamento, quindi a brinare. Si può osservare meglio con un occhio veramente capace o meglio ancora al microscopio che all'interno della superficie della bottiglia stessa si vanno appunto a individuare dei cristalli di brina. Questo dovuto alla rapida diminuzione di temperatura e a un diretto passaggio dallo stato di gas allo stato solido. Questo di per sé è ciò che governa tutto questo processo. Non vado, direi, ad approfondire ulteriormente. Questo video vuole darvi delle linee generali per comprendere il fenomeno. Se siete ovviamente interessati, potete fare delle ricerche e andare a approfondire. Questo vuole essere uno spunto di per sé su una questione interessante, a mio avviso, e curiosa. Per il resto, ecco, direi che posso concludere. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di lasciare un commento, un bel mi piace. Vi saluto, vi auguro tanti auguri, stappate bottiglie consapevolmente e alla prossima.